Buonasera Gianmarco Cervi, benvenuti all'Olmi Plaza, ultima giornata della regular season. Lega Bocconi in campo a Stronzi contro Deportivo La Carogna, una partita che significa poco per il Depor, che è già qualificato matematicamente per la Coppa dell'Università. Dall'altra parte invece la formazione degli Astronzi che cerca tre punti vitali per la salvezza ed evitare il play-out. Vediamo cosa succederà. Sicuramente il Depor parte con i favori del pronostico, ma le scarse motivazioni potrebbero dare una mano ai ragazzi degli Astronzi. Arriva il fischio di Anastasia e si parte. Cavalli col petto, Montuoro elegantissimo in mezzo al campo come sempre, poi verticalizza sulla corsa per Scotti. Scotti Notari riesce, la tiene in due tempi, prima occasione per il Deportivo La Carogna. Bravissimo Notari in due tempi su Scotti. Ludovico parte in Super G, Ludovico va dall'altra parte, palla messa dentro per Gravina, un bacio al palo e il gol dell'1-0 che arriva grazie al solito Gravina. Diagonale precisissimo, non troppo forte. Depor avanti 1-0. Macredda Boy, palla sul destro, calcia, anzi era Tatangelo. Gran risposta di Musatti. Montuoro dentro, il colpo di tacco di Gravina per Ludovico e la grande risposta di Notari. Palla dentro, ma sta malissimo, è rimasto da Ludovico tra le braccia di Notari, poi la chiusura di Bordoni, pallone per Gravina che controlla e calcia. Ma che giocatore è Gravina? 2-0. All'undicesimo minuto la firma è sempre la stessa, quella di Gravina. Tatangelo, controllo io, si gira, calcia Tatangelo, palla fuori non di molto. Chiusura sbagliata qui di Piazzola, allora Frabetti in area, Giumelli in area, calcia, gran risposta di Musazzi. Elude il suo pressing, poi va in verticale, anticipato Cavalli da Bordoni, palla per Gravina che si accentra, va sul mancino, dentro ancora per Bordoni, grande inserimento offensivo di Bordoni, palla perfetta di Gravina. Bordoni con l'esterno fa 3-0 e forse chiude già la gara. C'era vantaggio, contropiede, palla per Scotti che non controlla, Scotti esce Notari, il pallone è rimasto buono dentro, Scotti è quasi una finta per favorire Torraco che controlla e calcia! Torraco! 4-0 Depor, azione insistita del Deportivo. Alla fine il pallone è arrivato a Torraco che ha controllato, ha calciato sul primo palo e ha fatto 4-0. Volter, calcia in diagonale, ancora Musazzi. Vabbè che io lo faccio sempre partire un pelo dopo, attenzione perché c'è l'errore, Tatangelo traversa! Giumelli. Palla dentro, Volter, ancora Musazzi! Tatangelo, si accentra e calcia! Gran gol di Tatangelo che si accentra sul destro, calcio sul primo palo, coglie impreparato in controtempo Musazzi e forse riapre la gara, 4-1. Tatangelo controlla, si gira, Tatangelo calcia, ancora strepitoso Musazzi e poi non ci credo, Volter cosa si è divorato, ma Musazzi strepitoso veramente oggi. Coma lo fa malissimo, attenzione a Bordoni, dentro per Scotti che la può chiudere, si distende Notari, Bordoni. Montuoro la mette fuori, incredibile, a porta vuota, ma cosa stava combinando Notari. Dentro per Gravina, ben servito da Scotti con il tacco, Montuoro non vuole segnare, Montuoro, pallone per Ludovico, limite dell'area, Ludovico, doppio dribbling, Ludovico fino in fondo, Ludovico per Montuoro. Tutti cercano di far segnare Montuoro, Montuoro cerca di far segnare i compagni. Ancora di Bordoni, che partita di Bordoni, dentro per Montuoro, controllo di Montuoro che si libera e calcia, pallone che rimane lì. E arriva il gol di Scotti per il 5-1, partita chiusa da Scotti, il suo sigillo sul risultato finale. Volter, Baccaredda Boy, pallone per Volter al centro per Tatangelo, 5-2, sono ancora vivi gli Astronzi. Gravina, Scotti, Gravina, dentro per Montuoro, con il tacco per Gravina, col mancino mette fuori Gravina. In verticale Gravina per Montuoro, Montuoro per Gravina, Gravina può chiuderla, Gravina al centro, deviazione, palla in rete,
E questo forse è un autogol di Giumelli. Autorete di Giumelli per il 6-1, 6-2 finale.